Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina Caballero de Buenos Aires, Argentina. Quiero brindarles un cordial saludo a todos los corazones que nos acompañan en este momento tan significativo como lo es este primer evento mundial en este preámbulo navideño. Este evento es gracias al poeta americano del año de 1974, donde más adelante se contará una breve historia para que puedan comprender un poquito mejor. Y bueno, Poetry Slam es esa iniciativa, ¿no es cierto? Y dando paso a esta primera edición de nuestro primer encuentro, a dos grandes compañeros y amigos, como lo son Gian Bruccini de Italia y Charly Morels de Colombia. Los dejo en sus manos y les agradezco poder compartir este significativo momento. Les dejo un gran cariño, afecto y una feliz Navidad. Cari amici, benvenuti al primo Poetry Slam internazionale e online. Questa sera tutti i partecipanti contribuiranno a far viaggiare la poesia in tutto il mondo. Vi ricordo che il video dell'evento sarà disponibile sul canale YouTube Cultura e che tra pochi giorni verrà trasmesso anche in formato audio da Radio Nuestra America. Le poesie di tutti i concorrenti, inoltre, saranno pubblicate sul giornale internazionale Cultura Magazine. Ne verrà fatta una larga diffusione, ne rimarrà soltanto uno. Ma tutti i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione. Questa iniziativa mira infatti a diffondere la poesia in tutto il mondo, quindi la vittoria apparterrà a tutti. Preparatevi per il grande evento, perché tra poco i gladiatori, i poeti scenderanno nell'arena. I giurati voteranno con numeri decimali affinché ci sia un unico vincitore. Il tempo a disposizione per la lettura di ogni poesia verrà calcolato dal dio Cronos e verranno applicate delle penalità a chi andrà oltre i 3 minuti. Queridos amigos, bienvenidos al primer Slam Internacional de Poesía en Línea. Hoy todos los participantes contribuirán a que la poesía viaje por el mundo. Les recuerdo que el video del evento estará disponible en el canal de YouTube Cultura y que en unos días también será transmitido en formato de audio por Radio Nuestra América. Además, los poemas de todos los competidores se publicarán en el diario internacional Revista Cultura Magazine. Solo quedará uno. Pero todos los participantes recibirán un certificado de participación. Esta iniciativa tiene como objetivo difundir la poesía por todo el mundo para que la victoria sea de todos. Preparate para il gran evento. Pronto los poetas gladiadores descenderán la arena. Los miembros del jurado votarán con números decimales para que haya un solo ganador. El tiempo disponible para la lectura de cada poema será calculado por el dios Cronos y se aplicarán penalizaciones a los que superen los 3 minutos. Dejo ahora la palabra tra qualche secondo. Alla mia sinistra potete
potete vedere i loghi delle associazioni e delle organizzazioni che hanno aderito al progetto Poetry Slam. Abbiamo Papel y Lápiz de Radio Nuestra América e il collettivo Música, Prosa y Poesía della Colombia, l'Associazione Estroverso, l'Associazione Orion, Cultura Web TV e Cultura Magazine. A tra poco. Ciao. Ah, quanto è difficile. Mi senti, Angelo? Sì, tu? Io Buonasera, non ti sento, come va? Angelo, ma com'è sta storia? Allora. Mi senti? Buonasera, Sicuro buonasera. che non mi senti? No, non sento Buonasera, nessuno. Mario. Vediamo un po'. Ah, mi senti? Angelo? Ecco, adesso ti sento. Io ti Sento sento. tutti. Perfetto, buonasera. Sì, Gian, deve servirti un dispositivo. è Vabbè, non ok. è. È ok. Ok. Buona tarde. Bonsoir. Bonsoir, Yasna. Bonsoir. Bonsoir. Vous Non, on te voit pas. voyez? Ah, sì. Voilà. On te voit maintenant. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo anche Angelo. Allora, Laura. Buonasera. Marisa, non ti vediamo. Buonas tardes. Buenas tardes. Che emozione. Buonas tardes. Buonas Va bene, tu italiano è buono. Non è bene, anzi. Buonasera, che tarde. Allora, Buonasera, che tarde. Parla spagnolo molto bene. Poiché Yasna, hola, poiché Yasna non sta bene questa sera, lei leggerà per prima, così poi dopo uscirà, perché fa con la Ok, febbre molto si alta. libera. Ok? Ah, c'è il Covid? Je suis désolée, je suis désolée. Et si je No. tousse, excusez-moi a priori, perché non Certo. proprio tousse. On t'excuse Malheureusement, déjà maintenant. ça fait Donc, un t'en moment fais pas. que je vais pas très bien, enfin, je suis désolée. Maintenant, c'est la grippe. Bon. Merci d'être avec nous, Yasna. Sympa. Pardon. Excusez-moi, je suis contente de C'est vous pas voir et grave. d'être avec vous. Oh, sì. Ça Allez. fait longtemps che je n'étais pas. Angelo ha l'immagine bloccata, non si muove Allora, più, non lo vedo più. È rimasto vai. bloccato. Buonasera Mario, buonasera Yasna, buonasera a Cancellare. tutti. Buonasera, buonasera. Allora, Allora. passate il link ad altri amici perché io ho cominciato a mandarli in giro, però perché gli altri chiaramente hanno un link sbagliato, quello che era di Jitsi, ma non funzionava, c'era un problema di audio. Eh no, Ok, sì. allora, Io non potevo entrare, mi diceva che non mi sì, permetteva di entrare. abbiamo pochi minuti, aspettiamo Carlos e Ho visto che Joao. mi hai fatto la sorpresa, mi hai lasciato dei messaggi, ma sai che io non entro sempre, Aspettate perché c'è no, Carlos che ha un sul. problema, quindi mandiamo il link esatto, eccolo, sta telefonando Carlos. Ma è nel Messenger. Aaron, Marisa. Yasna, hai scritto un libro. Il Baltasar, j'ai Ah choisi. bon? Oui, Ah, j'ai lu merci. C'est comme gentil, les merci. romans d'époque, il m'arrivera le 30, pas Ah, bon, merci, avant. je J'ai suis pas content. Il n'y a pas de quoi, ça me fera Ah, plaisir tu de as lire. choisi celui-là. Oui, j'ai lu la trame, ça m'a plu, j'ai dit comme j'aime les romans d'époque, et puis c'est pas mal On comme verra, tu me diras pas. ce que tu en penses. Oui, J'ai eu alors. un prix pour celui-là, mais pour moi, c'est pas mon préféré, pour moi.
guarda, così. D'accordo. E la storia di Sì. marito è Moralità contento. sera contenta. Dico, Moralità sera ah, contenta. buono, oui. Oui. E Sei mais, che mais un peu plus souvent contenta, Marisa? depuis la France, hein, parce qu'il a moi depuis Amazon France et je ne l'aurai pas avant le 30. Ah oui, ben ça, il met un peu de temps, quoi. Ouais. Et on a commandé, il y a déjà une demi-semaine, hein? Ah bon, ben c'est pour les vac à cause des vacances, peut-être. Oui, je pense, je pense. Ouais. Bon, j'espère que ça va arriver. Oui. J'ai les numéros et tout, donc je réclamerai s'il n'arrive Ben pas. oui, ben oui, ben normalement ça arrive. Amazon, il est quand même Oui, je sérieux, quoi, pense. jusqu'à présent, ça Oui, a été. T'aurais pu demander directement de mon éditeur aussi sur son site, mais bon, je ah, savais mais pas. je n'ai pas vu. Moi, j'ai Il mis t'aurait sur donné. Internet. Il y a sur Amazon, sur la Fnac, il y a partout, enfin. Oui, mais moi, j'ai pris Amazon. J'ai dit, tiens, je vais prendre là. Allora, mentre c'è Aaron che. Ok. Allora, abbiamo pochi minuti, 5 Allora mi minuti. è rimasto fuori. Sì, abbiamo 5 minuti. Cosa bisogna fare? E dobbiamo metterci d'accordo sul proseguimento dell'evento, perché tra poco qui saremo 25 persone. Sì, io come hai mandato la lista, direi di starla nell'ordine in cui l'hai mandata, le poesie, no? Sì, quello è Solo che io l'ordine. non le ho viste queste poesie, non si aprono, eh? E come non si aprono? Ho Grazie. mandato un file RTF, si apre con. No, Le dovete ho cercato di aprire. aprirlo, ma non sono riuscita ad aprirlo. Io l'ho visto solo adesso, perché non sono entrata. Perché, vabbè, comunque le ascolterai e le voterai dopo averle ascoltate. Va bene così. Certo, io ho Ok. già papier, Aaron, crayon, Giovanna puoi stilo. salutare. Però non volevo interrompere. Buonasera a tutti. Ciao, Ciao. ciao, ciao. È vero che. Buonasera, buonasera. Ciao, Luana. Ciao! Ciao. Hola! Ciao, Hola, bonsoir! Hola, Yeleni. Veronica. Hola, Veronica. Ciao, buonanotte! Buonasera, Angelo. Adesso lo Ecco rivedo, Angelo. Charlie. Prima non lo vedevamo. Charlie. Sta entrando Buonasera a Charlie. tutti. Charlie. Quando entra Charles si sente. Buonasera! La Paloma. Buonasera a tutti! Eccolo! Hola! Hola! Ciao, Placer acompañarlos en la apertura de la primera versión del Poetry Slam Italia. Un saludo para todos los amigos alrededor Internacional. del mundo. El señor Aarón Parodi Quiroga, un saludo inmenso desde El Salvador. Igual también saludo para Gian Bruschini y Luana Trabuio de Italia. Allora, ricordiamo, tenemos Nada. un giurato supremo. Hola Ana, buonasera Ana. Buonasera, come Allora, va? buonasera Sebastianini. buonasera Charlie, Ay, come ¿quién más está por stai? ahí de los amigos? Marisa, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Maurizio, Veronica Yasna, un placer. Ehi, Charlie, t'hai fatto la barba? Mario. Dice che è Ehi, t'hai rossa. fatto la barba? Mi sente? Sì, la barba la mandé de vacaciones, se fue con el año viejo la barba. Che Maurizio. Aaron, tu ci scucia? Cosa Aaron, bisogna fare ci già? scucia? Elegante, Mi Mario. escucha bien. Oh mio Dio, ho Ciao a tutti. perso qualcosa. Lasciamo parlare Aaron Ciao a che tutti. introduce. Ciao Allora, Maria. Aaron, Ciao ci Anna. scuccia? non parliamo tutti insieme. Un Ah, attimo. ecco, parliamo uno per volta Uno. perché altrimenti ci accavalliamo e non sentiamo Alziamo la niente. mano. Allora, Parola Aaron. ricordiamo per chi sta ascoltando e ci sta vedendo. È la prima edizione del Poetry Slam internazionale.
questa sera, a partire da adesso. Allora, abbiamo sei giurati, seis jurados. Aaron Parodi è il jurado universal. Il más grande è il jurado supremo, è il giudice supremo. Poi è fa Carlos Charlie Morales, e fa Joao Victor, che noi sta in questo momento. Poi Joe, Anna Giordano e Mario De Rosa. Allora, buonasera. I partecipanti avranno 3 minuti per leggere la poesia. Adesso però, siccome la presentatrice di questa serata è Anna Giordano e anche l'amica Sabrina Caballero, che noi sta perché è trabaca, ma nel video vedremo anche Sabrina, per la... Inizio, per la presentazione iniziale, lasciamo la parola a Aaron Parodi per l'idioma spagnolo e Anna Giordano per l'idioma italiano. Ok? Aaron. Buenas tardes a todos. Es un gusto, un verdadero placer estar en este evento maravilloso y contentos de poder colaborar en algo. En la presentación de este primer encuentro de poetas a nivel internacional. Y agradecer a, por supuesto, a Jan y a su señora esposa, a Loana, quien pues tengo el placer y el honor de conocer. Saludos también a todos los que nos acompañan aquí en la sala. Y me han dado una delegación bastante compleja porque yo no voy a una piñata por no golpear. No voy a dejar la piñata, así que sí. Voy a tratar de ser, para mí todos los poemas son maravillosos, la verdad. De hecho, en el reglamento está que todos van a tener un reconocimiento, y es verdad, son muy buenos. De mi parte, yo tengo una preferencia con los sociales, son temas que a mí me fascinaron, ya estoy anticipando algo, pero Jan, muchas gracias, hermano. Grazie mille, fratello. Grazie. Un abbraccio forte a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Bene. Senti, grazie. Prima di passare la parola ad Anna, devo dire una cosa importante a Carlos. Carlos, pone l'enlace e la pagina del collettivo. E l'enlace perché è scambiato l'enlace. Se no, los partecipantes non può se connetter. Carlos, l'enlace di Zoom... En el grupo de prosa, música y poesía, por los otros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, envío este último enlace a los participantes. Sí, sí. Bravo. Sin la password, porque si no, anche los otros van a se conectar. ¿Ok? Es sotto la password. Sí. Sin password. Pero no okay. Fatto entrare senza. Ok, con okay. Mucho gusto. Allora, Anna Giordano. Bene, innanzitutto buonasera a tutti voi, a tutti coloro che ci ascoltano, carissimi amici, benvenuti alla prima edizione di Poetry Slam Online, l'evento realizzato da Estroverso, associazione per la promozione dell'arte e della cultura, e patrocinato dalle seguenti organizzazioni. Papel y Lápiz, Colombia, Collettivo Prosa, Musica e Poesia, sempre dalla Colombia, Associazione Orion Italia, Cultura Channel, Radio Nuestra America, Cultura Magazine. Lasciamo ora la parola ai giurati per i saluti iniziali. Che chers amis, bienvenue à la première édition de Poetry Slam en ligne, l'événement organisé par Estroverso, une association pour la promotion de l'art et de la culture, et parrainé par les organisations suivantes. Papel y Lápiz de Colombie, Collectivo Prosa, Musique et Poésie, Colombie toujours,
Association Orion Italie, Canal Culture, Cultura, Radio Nuestra Amérique, Magazine Cultura, nous, Magazine Cultura, et nous nous arrêtons là. Et laissons maintenant la parole aux jurés pour les salutations de l'ouverture de cette première en Italie. Grazie Anna. A vous la parole. Grazie Anna. Sì, Carlos, e intanto anche Angelo, se vuole fare i saluti, visto che c'è anche Angelo Iannoni, poi possiamo iniziare. Angelo, ciao, buonasera anche a te. Buonasera a tutti, è un'occasione magica per poter far vivere quest'arte, l'arte della poesia, finalmente, farla crescere dal terreno dei libri e della memoria per dargli una forma nuova e percepibile come sono percepibili i frutti delle altre arti. Importante che questa iniziativa contribuisca alla rinascita di una poesia vivente. Vi auguro una buona serata, sono felice di stare con voi. Grazie, grazie maestro. Grazie. Si Carlos es de acuerdo, vamos a comenzar. Carlos, Aaron, el giudice. Allora, Yafna es la primera persona en la lista, porque no está bien esta tarde, quindi la facciamo leggere per prima. Luana Trabuio es el dio Cronos, el dios Cronos que tiene el tiempo. Ok, el dios Cronos. Attenzione, tres minutos. Siamo? Allora, siete a tua mano. Ma attenzione, un secondo seulement. Questo, Luana, questo è precisissimo. Decidimo anche il momento. Sì, allora, il tempo comincerà nel momento in cui inizi a leggere. A partire du momento come sarà a lire, on va... La parola sì, le temps. Ah. Voilà. Je crois que c'est moins de 3 minutes. Oui. C'est bon. Ah oui. Ben, attention parce qu'il y a des pénalisations. Il ne faut pas plus que 3 minutes. Alors. Pas plus que 3 minutes. Posso dare? Ok. Allora. Ok. È Luana che ti dà l'ok. Al mio 3, così dice? Sì. Ok. O 3. Allora. Je commence? Oui. O 3. O 3. Buonasera. 2. Okay. Buonasera. Allora. 1, 2, 3. Bon. Ok. Buonasera, Anna. Bonsoir et merci. Mon poème s'intitule Le pont. Avant d'être blanc, il était gris. Avant d'être solide, il était comme une vague. Avant d'être un arc-en-ciel, il était un sentier ondoyant entre deux forteresses et 17 maisons où vivaient un célibataire et les Mostari. Le sultan offrit à la ville un pont, un arc-en-ciel. Le français dit, il est plus fier que l'arc de triomphe, l'italien. Il est plus solide que le rialto. Le turc, il est plus haut qu'un minaret. Et l'arabe, c'est un chameau blanc. Le poète écrit, il est un cygne couployé, un goéland aux ailes déployées. Une montagne allégée sur la rivière. Depuis des siècles se pose égoualant sur le dos du chameau couleur de neige. Pendant des siècles, ces garçons goualants se jettent dans un arrêta qui coule sous ce blanc chameau, calme et vorace, couleur de jade. Quand les barbares l'attaquèrent, l'arc-en-ciel devint un miroir brisé. Le dos du chameau, un navire naufragé. Le col du cygne, un flambeau glacé. Les ailes du goéland, deux mains coupées. Entre les deux rives, une plaie. Et je rajoute tout simplement que le vieux pont de Mostar est inscrit sur la liste des monuments protégés de l'UNESCO. Merci de m'avoir écouté. Okay. Bravo. Alors, Luana, puoi segnare il tempo? Okay. Il tempo di Yatna, ok,
I giurati possono votare. Lo giurato. C'est combien? 1 minute 54. Bah voilà, c'est bon. C'est très bon. Adesso i voti. Je vous écoute encore un petit peu et je vous excuse, je m'excuse si je disparais parce que je ne veux pas tousser. D'accordo. E come noi fa bien, questa tarde Yavna Samic pour la France et la Bosnie. Donc maintenant Charlie Morel, il va traduire en espagnol. Charlie, puede leer en español el poema de Yavna, por favor? Non devo mettere il cronometro. Tu tieni il poema? Il primo poema. Allora, por las votaciones, e sono secretas e saranno rivelate più tardi alla fine della trasmissione. Ah, signorina, scusa, non c'è la traduzione? Sì, sì, Carlos va a leer in spagnolo. Non ho capito. E fa listo, Carlo? Charlie? Non escucha? Charlie? Charlie? Non te escucha, Charlie. Ah, sì. Charlie, tu puedes leer en español, por favor, Carlos, el poema de Yavna. Sí, 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 pero te, no, no me abre. Ah. No me está abriendo el archivo. Ok, tanto okay. Ni anche me. L'archivio non si apre. E si apre con Windows, è un'applicazione Windows, anche con Word, si può aprire anche con Word. Sì, ma quando file... si clicca su non ti dà niente. Sì, è un file RTF. Messenger. Allora, io adesso la leggo, ok. In italiano? Aspetta, mando la poesia a Carlos, così la può leggere. Ah. Carlos... Guarda, se posso aprirlo, perché? Ok. La chat... Carlos, te invio in chat il poema, ok? Me inviaste? Sì, sì, in la chat. Il poema è al WhatsApp? Il puente. O al chat di Zoom? Sì, sì, è la chat di Zoom. Chat di Zoom, oh, ok. Sì. Come si chiama il puente? Il poema, ah, il puente, il puente. Bueno. El puente, bravo. El puente por Yavna Samic. De Bosnia, Francia. Antes de ser blanco era gris. Antes de ser sólido era como una ola. Antes de que fuera un arco iris, era un camino ondulado entre dos fortalezas y 17 casas donde vivía soltero y Mostariz. El sultán ofreció un puente a la ciudad arco iris. El francés dice, disculpen que se me perdió acá. Ay, discúlpense, no alcanzo a visualizar la otra parte. ¿Podrías continuar, Jan, por favor, el último párrafo? Sí. Dove sta il francese? Il francese perché il poeta scrive in italiano. Allora, il francese dice estas más orgulloso che l'arco de triunfo. E l'italiano más fuerte che il rialto. Il turco más alto che un minarete. E l'arabe es un camello bianco. Il poeta scrive es un cisne con el cuello doblado. Una gaviota con las alas extendidas. Una montaña cubierta de nieve. E nel río, las gaviotas han aterrizzato durante siglos sobre la espalda del camello color nieve. Durante siglos, los chicos
las graviotas se han estado lanzando, de esto de vuelta en el Narenta, fluyendo bajo este camello blanco, tranquilo y voraz, color jade. Cuando los bárbaros lo atacaron, el arco iris se convirtió en un espejo roto. La parte trasera del camello, un barco naufragado, el cuello de cisne, una antorcha, helado. Dos alas de gaviota, dos manos cortadas, entre las dos orillas, una herida. ¡Olala! Ok, sí. Es un problema. Felicitaciones, ya. Sí, felicitaciones. Bravo, bravo. Ok. Nah, muy allora, bello tu poema. No, no, lo mismo en italiano, por los jurados. ¿Chi lo traduce in italiano? No, è già tradotto. Ah, okay. Il ponte di Jasna Samic, Bosnia, Francia. Prima di essere bianco era grigio, prima di essere solido era come un'onda, prima di essere un arcobaleno era un percorso ondulato, tra due fortezze e 17 case dove vivevano uno scapolo e i mostaris. Il sultano offrì un ponte alla città, un arcobaleno. Il francese dice «è più orgoglioso dell'arco di trionfo» e l'italiano «più forte del rialto», il turco «più alto di un minareto» e l'arabo «è un cammello bianco». Il poeta scrive «è un cigno dal collo piegato, un gabbiano con le ali spiegate, una montagna innevata, sul fiume». I gabbiani atterrano da secoli sul dorso del cammello color neve. Da secoli i ragazzi come i gabbiani saltano nel Narenta, che scorre sotto questo cammello bianco, calmo e vorace, colore giada. Quando i barbari lo attaccarono, l'arcobaleno si è trasformato in uno specchio rotto. Il dorso del cammello, una nave naufragata, il collo di cigno, una fiamma congelata, due ali di gabbiano, due braccia mozzate, tra le due sponde. Una ferita. Ok, merci Yasna pour ton joli poème. Merci à vous. Ok, elle va partir maintenant parce qu'elle n'est pas très bien ce soir. On va se revoir plus tard si tu veux, sinon on te donnera des nouvelles. Ok. Oui, merci. Et je vous dis à bientôt, j'espère. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et bonne fête. Hein, bonne fête. Si. Merci, bonne fête. Bonne année, bonne fête. À bientôt, hein. Ok. Bientôt. Adesso. Bye. Merci. Merci. Intanto buonasera, buenas tardes a Gabriela Ladrón. Carlos, bueno, tu puedes por las salutaciones en español por los amigos. Buonasera a tutti. Sono Gabriela Ladrón de Guevara del México. Sono felice di stare qui con voi. Grazie. Ciao Gabriela. Buenas Hola, tarde. Gabriela. Bueno, bienvenida Gabriela y bienvenidos todos a la primera versión de Poetry Slam Internacional. Así que es un placer compartir con ustedes esta primera versión, esta contienda poética internacional con participantes de varios destinos, de varios países maravillosos que nos van a estar acompañando, mostrando lo mejor de su sentir, de sus sentimientos, emociones y sensaciones. Bienvenidos todos y continuemos con esta maravillosa contienda internacional. Poetry Slam, bienvenidos y éxitos para todos. Ok, el segundo poeta es Gabriela. Gabriela, no. Allora un attimo, sì, perché, un attimo. Allora, Davide Crimi, allora, non l'abbiamo. Davide Crimi, sì, sono io. Non c'è Davide Crimi. C'è Davide Crimi? Non lo so. Davide Crimi, Laura Margherita Volante, no. Gabriela Ladrón de Guevara de León, Messico. Si è collegata adesso. Ok, sì, Gabriela. Sono io, grazie. Allora, ricordiamo. Oh, allora, Ciavi si può tradurre. Ricordiamo tre minuti. Tre minuti. Sì, ho capito, capito bene. Ho capito l'italiano, senza problema. A partire, dal mio, a partire dal mio via. Sei pronta? E un bel respiro. Sì. Uno, sì. Due, tre. Due. Ok. Via. Oh. Plegaria. Luces celestes, viento del norte, tormenta helada, luna menguante, escuchen mi canto. Río desbocado. Cama de musgo, roca escarpada, árboles sagrados, ayuda clamo.
que los astros arropen, que el destino aguarde para que se vayan todos los males. Pido bendiciones para los que amo, cosecha buena, benigna lluvia, trabajo digno, techo seguro, indoloros partos, comida caliente, buenos matrimonios, hijos deseados. Pido un año pleno, sin peste, sin hambre. Que la vida vuelva, mis infantes canten, mis hombres sonrían, mis mujeres dancen, mi pueblo avance. Pido por ellos ruego pronto consuelo. Río desbocado, cama de musgo, roca escarpada, ayuda clamo. Árboles sagrados, viento del norte, tormenta helada, luna menguante, escuchen mi canto. Grazie, questa è la versione in spagnolo. Un minuto, perfetto. 8 secondi. Sì, sì, in italiano. La legge io, no, no, la legge Gabriella in italiano. Tu la puoi leggere in francese. Ah, Ana. Ok, Gabriella. Non ho la traduzione in francese, posso leggerla, ma non ho la traduzione in francese. L'ho messa nella chat. È nella chat, okay. Nella chat di Zoom. Sì, sì, ho la traduzione. Ok. Va. Preghiera, luci celesti, vento del nord, tempesta di ghiaccio, luna calante, ascolta questa canzone. Fumo impetuoso, letto di muschio, roccia frastagliata, alberi sacri, aiuto, piango. Lascia che le stelle si rimbonchino, lasciare che il destino attenda per andare via tutti i mali. Chiedo benedizioni per coloro che amo. Buon raccolto. Pioggia leggera, lavoro dignitoso, un tetto sicuro sopra la sua testa, parto indoloro, cibo caldo, buoni matrimoni, bambini desiderati, chiedo un anno intero, nessuna pestilenza, niente di fame. Lascia che la vita ritorni, che i miei bambini cantano, i miei uomini sorridono, e le mie donne ballano, il mio popolo va avanti. Prego per loro prego, presto conforto. Fiume in fuga, lieto di muschio, roccia ripida, alberi sacri, aiuto piango. Luci celesti, viento del nord, tempesta di ghiaccio, luna calante, ascolta il mio grido. Grazie. Ed allora, quella in italiano, no, la francese. Però io se vuole la posso vedere. Sì, vai Anna. Sì, grazie Anna. Grazie. Lumière céleste, vent du nord, tempête de glace, lune descendante. Écoutez cette chanson. Rivière en furie, lit douce, roche déchiquetée, arbre sacré. Au secours, je pleure. Laissez les étoiles rouler, laissez les destins attendre de s'en aller. Tous les mots, je demande des bénédictions pour ceux que j'aime. Bonne récolte, pluie légère, travail décent, un toit sur le haut, au-dessus de sa tête, accouchement sans douleur, nourriture chaude, les bons mariages. Enfant désiré, je demande une année entière, pas de peste, pas de famine, laissez les vies revenir, mes enfants chantent, mes hommes sourient, la danse de mes femmes, mon peuple va de l'avant, je prie pour eux je prie, bientôt le confort, rivière en fuite, lit de mousse, roche escarpée, arbre sacré, au secours je pleure, lumière céleste, vent du nord, tempête de glace, lune descendante, entendez mon cri. Merci beaucoup, Anna. Bien, pas toi. Ok, grazie Anna, allora. Grazie a Gabriella. Benissimo. Ok, allora quindi possiamo andare. Qualcuno deve dire qualcosa o se no possiamo andare avanti? I giurati stanno votando? Los jurados? Sì, sì.
hanno votato. Tranquillos. Ok. E ce l'abbiamo letto e votato pure. Bene. Perfetto. Allora. Buonasera Maria Elena, buonasera a todos, Van Allen, buonasera a tutti. Allora, Ignazio Ignazio Gutiérrez. Gutierrez, e fa Ignazio? No? No? Allora facciamo leggere questi che ci Colombia. sono Un attimo, allora, prima. fra quelli che c'erano qui in ordine. Allora, Francisco. Nada. No, facciamo parlare questi che sono Ho qui. capito, ce l'ho qui però in Ma fila. Allora, Marisa Andrea Rossi. sì, la prossima in lista è Marisa Andrea Rossi. Un attimo che Argentina. prendiamo la poesia. Che numero è? Allora, la Numero. poesia No, il numero numero. 7. Numero 7. 7, numero 7. Marisa. Marisa Marisa Andrea 5, 6, Rossi, 7. Argentina. 6, 7. Adesso metto la poesia nella chat. Una bolsa de papas, un sacco di patate, un sac de patate. Originale come titolo, un attimino soltanto che metto la poesia nella chat per tutti, in tutte le tre le lingue. Ok, bene, fatto. Così Charlie Mi potrà. domando perché Sì? non si collegano le persone. No, Eh no, dice si stanno collegando piano piano piano. si stanno C'è chi ha collegando. problemi, chi non riesce, eccetera. Ok, Allora, chi è che deve Marisa, leggere? Marisa Andrea Marisa, ci Rossi. sei? Sei pronta? Andrea Rossi. Sì, Pronta. buonasera a tutti. Sono Buonasera. Marisa dell'Argentina. D'Argentina, una bolsa di Benissimo. patatas. Allora, al Un mio. piacere stare qui con tutti voi. Grazie, un piacere nostro. Allora, sei pronta al mio 3? Aspetta. Sì, un bel respiro. Allora, tra qualche minuto cade la connessione di Zoom e dobbiamo riconnetterci. Abbiamo 3 Ho lo minuti. stesso link. Abbiamo 3 minuti, quindi aspettiamo un attimo, per favore, perché Ah, altrimenti tagliamo la tagliamo la poesia. poesia di Allora, benvenuta Marisa. Chiara, si è collegata Salutiamo. Chiara, benvenuta Chiara, benvenuto Van Holden. Per entrare in modo facile, inserite il numero ID invece di andare a cercare il collegamento nell'ASE, il numero ID per riconnettersi. Ok? Il numero ID di Zoom. In 2 minuti circa. Teniamo Maria Gabriele Elena, alla allora tromba. aspettiamo quindi, appunto, aspettiamoci Sandra quindi. Puente, Sì, buonasera. lasciamo la parola un salutiamo le attimo. Sì, persone. salutiamo tutti. Geledis, Sandra, buonasera. buonasera, Ialeidis. Buona tarde. Buonasera. Buonasera Chiara con la Buonasera. mascherina. Chiara? Chiara? Buonasera. E anche Josué Efraín Hernández. Metto Buonasera. anch'io la mascherina. Ok. Amico Aaron, tra Ah, 1 minuto e 43, Aaron, cade la connessione. Ok? Dunque, se tu tienes a hablar con los participantes como Jurados Supremo, atti la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo no estoy estoy anotando las intervenciones. Yo tengo ya un dictamen previo y creo que la exposición de los textos ayuda mucho a calificar. Eso es lo que me estás solicitando, ¿cierto, Jan? Sí, ¿Sí? Ah, ok. perfecto. Entonces, estoy tomando nota y tengo un criterio previo y puede cambiar con la exposición del poema. Esa es mi intervención. Perfetto. Abbiamo giusto meno di un Meno di minuto. un Tra un minuto. po' si stacca il tutto. Ok. Quindi, allora, per ricollegarsi è sempre lo stesso. Allora, Comunichiamo a chi si lo trova. stesso link. Per la connessione. Sì, Mario. Non c'è il tempo, Mario. C'è meno di un minuto, quindi per la connessione utilizzare il numero ID di Zoom E perché me lo per chiede? essere Se lo connesso. sa. È questo il mio numero. Amen.
La allora, intanto vediamo chi è il piano. Da sola. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, Charlie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Manca il capo. Buonasera a todos, nuovamente bienvenidos a la primera edición de Poetry Slam Internacional. ¿Dónde estoy? Estamos bien aquí, sí. Ok. Ecco qui. Ci rivediamo. Ok. Non ci sono tutti, ma... La finestra, le zoom. Perché qui non vedo niente. In trasmissione. Devo fare i capricci, però, Io vedo tutti. Perfetto. Se Gabriella ci sta entrando. Ok. Poi ci siamo. Vediamo un po'. Bene. Quindi bisognava leggere Marisa Andrea Rossi, sì. De Argentina. Sì, che non è ancora entrata. Ok, aspettiamo. Ok, e speriamo Marisa. Buonasera Chiara. Buonasera. Sandra è entrata. Ok. Hola, già non stavo facendo il zoom. Allora. Marisa Andrea sta con Charlie, dove entrando. Sta Charlie? Ok. Ci siamo tutti? Questo purtroppo è il limite di Zoom, vedi? Abbiamo provato anche altre applicazioni, ma okay. Allora, l'unica che funziona. Sì. Ecco. Ecco. Eccola Marisa. Ecco qua. Oh. Voilà. Allora. Bias. Sì. Ok, allora deve dare il via. Sì, ci siamo tutti, giurati ci sono. Sì. Ci sono tutti i giurati? Sì, c'è Aaron, okay. Charlie. Sì. Se puoi Charlie? Come ser Charlie? Non lo so. Charlie che fine ha fatto Charlie? Vediamo. Perché non entra Charlie? Dove sta Charlie? Hola, buonasera. Ecco. Ah, ok, ecco. Perfetto. Allora. Allora. Hola. Vamos allora, a ver. Allora, se siamo pronti, sei pronta Marisa? Sì, allora pronta. Un bel respiro al mio tre. Uno, due, tre, via. Unos tacones no dicen nada si no los sabe llevar. Una bolsa de papa le queda bien a una mujer elegante, solía decir mi abuela. Desde hace un tiempo me gusta ir cómoda por la vida. Una bolsa de papas es suficiente. Los tacones y el perfume los tengo guardados por si acaso. Soy de las que lo sabe llevar. Bellissimo. Allora, ho inserito il testo anche in francese e in italiano. Anna, se vuoi. Io ci sono. 34 secondi. 34 secondi, è bellissimo. Allora, i tacchi e la poesia di Marisa Andrea Rossi, un sacco di patate, Argentina. I tacchi non dicono niente se non sai come indossarli, un sacchetto di patate. Stanno bene a una donna elegante, diceva mia nonna, da un po' di tempo. Mi piace stare comoda nella vita. Un sacchetto di patate. È sufficiente. I tacchi e il profumo mi servono per ogni evenienza. Io sono una di quelle che sanno come portarli. Ok, bravissima. Un sacco di patate. In francese. Le talons ne viennent
Non, l'Italon non vuole rien dire, se vous ne savez pas comment le porter. Un sac de pommes de terre va bien à une femme élégante, disait ma grand-mère. Depuis un certain temps, maintenant, jamais être à l'aise dans la vie. Un sac de pommes de terre est suffisant. Je garde mes talons et mon parfum au cas où je suis de ceux qui savent comment les porter. Grazie, Danna. Grazie, Marisa Andrea Rossi, di Argentina. Allora, nella lista. Allora, andiamo avanti con la lista? Sì. Avevamo Gabriella Giuliani, ma non riesce a connettersi. Gabriella non riesce a connettersi. Vediamo poi, se si connetterà. C'è. Allora, Sandra Mabel Sandra, Puente. Sandra Puente. Sandra numero Puente. 11. Allora, Sandra Puentes, numero 11. Prendo. Vuoi buscare il poema? Delusione, decepzione, desillusione. Allora, un attimo, un secondo. In la chat, ok, il poema di Sandra. Allora, io sto per andare. Dunque, Gabriella non riesce a entrare. Charlie, tu puoi presentare Sandra Puente? Charlie? Charlie? Charlie, dove stai? Charlie, ci escucha? Aquí estoy. Bueno, buenas tardes a tutti. Estamos en la primera versión del Poetry Slam Internacional con participantes muy interesantes. Esta poesía en particular tiene un gran sentido de conexión con las raíces. Este poema se lo dedica a nuestra participante, a su abuelo italiano, y por eso ella quiere leerlo personalmente para tener esa gran conexión con su abuelo. Adelante, Sandra. Adelante, Sandrita, por favor, deleítanos con el poema dedicado a tu abuelo. ¿En italiano o en...? Los dos. Sí, primero en la tua lengua. Antes en español. Allora, al mio tre. Uno, due. ¿Sei pronta? Sí, uno, due, tre, via. Desilusión. Lloré silenciosamente. Mi corazón fue arrancado por un lobo. Mis entrañas arrasadas por el dolor. No hubo piedad ni sentimiento. No hubo amor, solo frialdad. Ruego al universo que me dé tiempo para sanar estas heridas que sangran y comenzar a vivir. Una presa del diablo. Eso destruyó ese sentimiento que tenía para amar. Wow. De luz. Mi sueño. O pianto en silencio. Il mio cuore è stato strappato via da un lupo, le mie viscere devastate dal dolore. Non c'era pietà o sentimenti, non c'era amore, solo freddezza. Prego all'universo di darmi il tempo di guarire queste ferite sanguinanti e iniziare a vivere. Era una preda del diavolo e ha distrutto quel sentimento che dovevo amare. Bellissimo. Grazie, Sandra. Bravissimo. Muchísimas gracias, Sandra, por deleitarnos con tu poema en este derroche de sentimientos y conexión con tus raíces italianas. Muchísimas gracias. En francese, ¿quién la traduce?
Chi la Allora, legge in francese, Anna? Anna, puoi leggere la Mi poesia? dite il numero perché non ho capito il numero, 11, quindi l'ho 11. ascoltato. No, abbiamo messo nella 11. chat. Nella Ah, chat trovi. Vi ho ecco. messo in testa. No, cioè, sto scorrendo, ma non avevo capito il numero che leggeva, Cos'era? quindi ecco, Delusione? delusione, ecco, l'ho Delusione. trovata. Intanto Detezione. scusa, Anna, intanto Maria Elena Cano, buenas tardes, si por favor tu Sì, puede buenas tardes. enviar tu poema en chat, porque hacemos la traducción en Oui. italiano, ¿ok? Porque no Oui. tenemos el poema de María Elena. Sì, muy bien, lo mando. Ok, gracias. A te, Anna. Allora, Decepción, de Sandra Puente, Argentina. J'ai pleuré en silence. Mon cœur a Recording in été progress. rongé. Oh. Scusatemi, ma c'ho un'interruzione. Viene registrato dall'ordine di un partecipante. Cosa devo fare? Non so chi è che sta registrando. Recording stopped. Io ho chiuso la Non so se registrazione. sentite la Sì, voce. sì. Esci dalla riunione. Cosa devo fare? No, 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 no. spingilo, No, spingilo. niente, qualcuno aveva Ma non c'è avviato. niente. Ma Preso. tranquilla, Preso? continua. No, abbiamo Voilà. tolto. Ma era sullo scritto, non potevo continuare. Non si vedeva. Non si vedeva la pagina. Allora, ricomincio, mi Ok. scusate, ma non posso fare altrimenti. J'ai Tranquilla. pleuré en silence. Mon cœur a été arraché par un loup. Mes entrailles ravagées par la douleur. Il n'y a ni pitié ni sentiment. Il n'y avait pas d'amour, juste de la froideur. Je prie l'univers de me donner le temps Aspetta. de guérir ces blessures qui saignent Perché abbiamo et de pareggiato. commencer à vivre. J'étais la proie du diable. Qui a détruit ses sentiments que je devais aimer. Perdonami la mano. Okay, grazie Anna. Allora, I giurati stanno votando, sì? i giurati hanno votato, Perfetto. ok? Aspettiamo la poesia di Maria Elena e Intanto intanto. andiamo allora con chi quindi. Ma qua non si vede nel posto. Cosa è successo, Mario? Buenos días, vamos a continuar con Sì. María Elena Can de México. La Nos scusa. va a Aspetta dedicar che con su devo. poema dedicado a una madre ausente con mucho sentimiento. Sin más preámbulos, María Elena Cano de México, en este Poetry Slam Internacional. Dov'è Maria? Ok, Maria Elena, ok. Sì, adesso abbiamo. Allora, in lista è Chiara. Ci sei, Chiara? Chiara? Ok, dall'Ecuador, Chiara De Angelis. La poesia, come si chiama la Allora, la poesia? poesia numero 15. Un secondo soltanto. La poesia numero 15, io non ho il titolo. Chi ha il titolo? Un attimo che ci arriviamo e Ok. vado a dire. Bene, Allora, scusate, cerca ma anche tu, Chiara, ci sono la altri poesia. tempi? Allora, la poesia di Chiara. Chiara De Angelis, Allora, dall'Ecuador. numero. Numero 15. Allora, Quindici. numero Ah, bueno. 15. Un secondo Ah. soltanto. Allora, 14, 15. Un dia Però triste. scusa, Sì, Mario. Gen, Sì? io credevo che leggesse la signora Maria E Elena no, l'abbiamo Cano. messa. No, perché abbiamo qui Ah, no. l'ordine. Abbiamo l'ordine delle persone. Abbiamo l'ordine in una lista. L'ordine. In effetti l'ordine c'è, ma siccome la Un signora dia Maria, triste. allora mi sono allarmato e io l'ho Ah, segnata. no, abbiamo detto No. intanto a Maria di inviare il poema in modo che così aveva Allora, il tempo. Maria Elena ieri ha scritto e ha inviato la poesia, solo che non è mai giunta per un qualche problema Va bene, di allora sentiamo. internet, Basta che io quindi la sento, non scusa. abbiamo la poesia. Adesso Chiara sta entrando anche De Gabriella. Angelis, allora, una dia triste. Solo un secondo, Charlie, puoi presentare Chiara? Bueno, entonces vamos, entonces el turno es para
Disculpa, María Elena. Entonces, vamos a continuar con Kiara de Angelis de Ecuador, que nos va a comentar, nos va a decir su poesía. Tu poesía que nace del alma. Así que, sin más preámbulos, Kiara de Angelis de Ecuador. Bienvenida, Bienvenida, Kiara, Kiara. a Poetry Slam Internacional. Dan. Okay. Okay. Gracias por la invitación. El poema que voy a leerles se llama Un día de triste, dedicado a la tristeza de mis amigos. Dice, bueno, el día es feliz. Tiene un problema de audio, un segundo. Sí, bisogna. Ahora está mucho mejor. Bien. Prova, prova a hablar. Listo. Tu tieni la computadora? Si chiama Beatrice. Se scuscia la computadora, devi. Chiara, abbiamo un ritorno. Charlie, puoi tradurre? Abbiamo un ritorno di audio. Di spegnere il Ora computer. se E Ora spegnere l'audio. potresti escucharmi? Sì, Allora, ma tu deve. Come ti senti, Chiara? Con il audio? Il audio? Sì, Ora prova sta a mejor? vedere come sta. Uno Sì, solo. se escucha un poquito más claro. Ya, muy bien. El poema se llama Un día triste, dedicado a la tristeza de mis amigos. El día es bellísimo, demasiado hermoso. No, no, Para stop, cualquiera es stop, un día stop, común. stop, 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 stop. stop. No, non ti scuccia bene, non ti intende. No. Tu entiende, Aaron? Entiende, Aaron? No. Se entrecortó un poco, se entrecortó. Está, Chiara, te sugiero Está, acercarte un poco más al eco, eco. micrófono y sube el tono de la voz, Chiara, por favor. No, l'eco, c'è l'eco. Il Cosa? ritorno. A forse due Va cose bene. attese allo stesso tempo. Va bene. Il Chiara, a un timbre favore. Scusa, Anna. Chiara, deja solo un dispositivo, acércate al micrófono y habla un poquito más fuerte. Eso es todo, por favor. Gracias. Sì, signor. Ok, Chiara. C'è l'eco. El tema que les voy a presentar hoy se llama Un día triste, dedicado a la tristeza de mis amigos. El día es bellísimo, demasiado hermoso, a cualquiera le conmovería el paisaje, penosamente, todo Chiara. desbordado de tus no lo veo. Chiara. Chiara, ¿me escuchas? Sentado en este elevado, Acércate más al micrófono y habla un poco más fuerte, Chiara, por favor. Il volume dell'ordinatore. Ah, sei in un consultorio. Ella está en un consultorio. Ah. Y por eso el eco. Ah, ok. Allora, se puede hablar. Carlos. ¿Qué dice Carlos? Ok, Aaron. ¿cómo te sientes, Kiara? ¿Ya puedes hablar mejor? Perdimos a Kiara, la tenemos en línea. Kiara, abre el micrófono, abre el guarda. ¿Puedes mucho mejor el audio? Gracias por Va a ser sempre quella sirena, sempre la sirena di ambulanza. Vale. Creo que allí está mucho mejor para poder continuar. Okay. Sí, parece que se escucha un poco más claro ahora. Vale. Muy bien. Entonces Adelante. volveré a decirlo de nuevo. Un día triste, dedicado a la tristeza de mis amigos.
El día es bellísimo, demasiado hermoso. Acogiéndome como vería el paisaje. Penosamente, el agua desbordada de tus ojos no lo mira. Sentado en este elevado, te veo descalzo. Con un nudo de equivocación, un enjambre nubla la razón. Tu lucha sin un enfrentamiento es doloroso. Siendo tú el único en el fondo, buscas un consuelo, alguien con quien abrir el corazón. Amigo mío, aquí tienes abrigo. La vida a veces suele y lastima. Sé valiente, que mañana es nuevo día. Con tristeza no te quedes. Vamos, amigo, ríe un poco que el cielo es hermoso. Gracias, Kiara. Muchas gracias. Bueno, esta fue la intervención poética de Kiara de Angelis de Ecuador, que pese a los inconvenientes presentados, logró mostrarnos su poesía. Muchísimas gracias, Kiara, por la perseverancia en tu presentación. Un fuerte abrazo desde Colombia. Un fuerte abbraccio da Italia. Ce la puoi leggere almeno? Sì, adesso sì, Charlie, Anna va a leggere in italiano e in francese. Però io volevo Anna. Magari capirla. Adesso la legge Anna. Bueno. Un giorno triste di Chiara De Angelis, Ecuador. Copyright riservato. Dedicato alla tristezza dei miei amici, la giornata è bella, troppo bella. Chiunque si sarebbe commosso per il paesaggio. Purtroppo l'acqua che trabocca dai tuoi occhi, non guardare. Seduto sull'altura ti vedo a piedi nudi, con un nodo di sviamento, uno sciame offusca la tua ragione, la tua lotta senza combattimento né riposo. Il confronto è doloroso, essendo tu l'unico sul ponte. Stai cercando una consolazione? Qualcuno a cui aprire il tuo cuore? Coraggio, amico mio, qui hai un riparo. La vita a volte fa male, fa male. Grazie, Dai. Anna. Siate coraggiosi. Domani è un nuovo giorno, non rimanere con la tristezza, dai, amico mio, ridi un po', il cielo è bellissimo. Un jour triste, de Chiara De Angelis, Ecuador. Dédié à la tristesse de mes amis. La journée est belle, trop belle. N'importe qui serait ému par le paysage. Parle paysage. Malheureusement, l'eau qui déborde de vos yeux ne le regardez pas. Assis sur les odeurs, je te vois pieds nus, avec un nœud d'égarement, un essaim obscurcit votre raison, votre lutte sans combat ni repos. La confrontation est douloureuse, et en vous, le seul sur le pont. Vous cherchez une consolation? Quelqu'un à qui ouvrir votre cœur? Courage, mon ami. Ici, vous avez un abri. La vie fait parfois mal et fait mal. Soyez courageux. Demain est un nouveau jour. Ne restez pas dans la tristesse. Allez, mon ami. Riez un peu. Le ciel est magnifique. Merci. Ok, grazie Anna. Anna. E adesso buenas tardes Ignacio Gutierrez. E buonasera Gabriella. Buonasera Gabriella Giuliani dall'Italia, che ce l'ha fatta finalmente. Allora, nella live, intanto Maria Elena ha inviato il poema, Elena? Maria Elena ha inviato il poema in la chat? No? Perché possiamo traducirlo. Sì. Lo mandé a prosa y música y poesía. No, no, aquí en la chat de Zoom. Dobbiamo tradurlo. Por traducirlo. Mándalo acá, por favor, María, al chat de Zoom.
Yo intento. Hacia adesso, yo por siento. Favor. Yo intento enviárselo. Ay, muchas gracias, Alice. Porque soy un poco torpe con la tecnología. Y Anna, por favor. Anna. Bueno, estamos aprendiendo, Marilena, no te preocupes, son gajes del oficio. Tranquila. Anna, dovresti prendere bueno, tú. Les recuerdo a nuestros seguidores no sé, de YouTube y Facebook por Cultura Web TV. Nos están siguiendo. En esta primera edición de Poetry Slam Internacional. Así Ótimo. Que, sin más preámbulos, escuchemos el poema de nuestra amiga María Elena Cano de México, dedicado a una madre ausente. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. Ya han recibido el poema, perdón. Un secondo, Anna, se puoi prendere tu i testi dalla chat di Maria Elena, perché se lo faccio io qui ho il programma televisivo acceso qua, è un problema. E se li puoi tradurre velocemente con sì, Google. Sì, intanto c'è tempo, facciamo leggere intanto gli altri, così Anna ha il tempo di poter tradurre. Ok, sì. Ok, allora... dobbiamo avere il tempo per tradurre, quindi Carlos, sì. Facciamo leggere prima gli altri in Ignacio vista. Gutierrez. Non vedo la poesia. Perché abbiamo il tempo per tradurre. Eh? Ignacio, scusate, buenas tardes. Non vedo la... No, Maria Elena, invia il poema in chat, perché Anna può tradurre. Lo sto tratando di fare, ya lo envío. Sì, okay, grazie. Lo está enviando ya Ladies, por favor. Ah, lo está enviando ya Ladies, ok. Muchas gracias, ya Ladies. Ok. Allora, gracias. Intanto che aspettiamo l'invio, abbiamo appunto Ignacio sì. Gutierrez. Charlie, se puoi presentarlo. Charlie, si tu puoi presentare bueno, Ignacio. Mientras recibimos el poema de María Elena, vamos a darle paso entonces al colombiano Ignacio Gutierrez Aragón, de Colombia. Wow. Bienvenido, Ignacio. Bienvenido. No, Ignacio. El micrófono, Ignacio. El micro. Ignacio, no te escucha. El micrófono. El micrófono. ¿Se me escucha? Sí. Okay. Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Ah, bueno. Bueno. Buenas tardes. Traigo para ustedes un poema de mi autoría titulado Si vendo mi carga de leña. Si vendo mi carga de leña. Aspetta. Oigan, stop. Un secondo, Ignacio, il numero 5. Allora, Ignacio, il numero 5. Un attimo che prendo. La poesia vuoi si vende. Buscar... Un momentico, per favore. Vuoi buscare il poema? Allora, il numero 5 si intitola. Numero 5. Eccola qua. Francese. Questo qui. Togli la mano, scusami. Vedo. Eccola allora, qua. Si vendo mi carga e legna. Allora, un attimo che prendi la poesia e le metto qua, ok, nella chat. Copy. Ok, in chat il poema di Ignazio, okay? Al mio 3. E sta listo? Ignazio? Sì, al mio 3. Aspetta. Stop. Al mio 3. Un, dos, tre. Ok. Si vendo mi carga de leña. Óigame, compadre Alfonso. ¿Para dónde va con esa carga de leña? Mire que hoy es Navidad y todo el mundo festeja. Voy a la ciudad, compadre, para ver si le compro un vestido para negra y una muñeca a la nena y un juguete para el niño. Para que jueguen Nochebuena. Es que uno en Navidad nunca tiene Nochebuena. Si vendo la carne de leña, yo le voy a festejar a mis hijos y a mi negra Navidad y Nochebuena. Si vendo mi carne de leña, le compro luz en la fiesta esta noche en Nochebuena. Si vendo la carne de leña, también le compro a mi niño un pantaloncito corto y camisa y charretera. Para que se vea bien bonito esta noche en Nochebuena. Dicen que allá en la ciudad los ricos
botan la ropa vieja y el pobre al recogerla se le parece a ropa nueva, y que uno se ve bien bonito cuando ya la tiene puesta. Si vendo mi carne leña, yo le regalo a mi negra una cajita de perlas, aunque sea de fantasía, para que brille como el día con luces de mil colores. Esas son mis intenciones en esta noche en Navidad, que yo le pueda llevar alegría a mis amores. Si vendo la carne leña, es difícil que me alcance para comprar todos los regalos que yo quiero regalar a todos los niños pobres que hay metidos por estos lares, donde no los mira nadie y nunca han tenido un regalo ni un trapito para estrenar. Y no llega a mitad ni regalo para estos niños tan olvidados del mundo. Y ojalá pueda encontrar un alma que tenga amor y cariño, que me ayude a festejar Nochebuena y Navidad con una cena decente, como festeja la gente en los pueblos y la ciudad. Si vendo mi carne leña, yo me la voy a gastar con los niños invisibles que nunca han tenido regalo ni han tenido una Navidad. Muchas gracias. 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 Hello. Je vais lire en français et Anna en italiano. Ok, Anna? Leggo in francese e poi tu la leggi in italiano. Sta facendo la traduzione. Okay, allora leggo intanto, io. Sì, legge Anna. Allora, le poème de Ignacio Gutiérrez Aragon de Colombie. Le titre, Si je vends mon bois de chauffage. Écoute-moi, Alfonso. Où vas-tu avec ce chargement de bois de chauffage? Regardez, aujourd'hui, c'est Noël, et tout le monde fait la fête. Je vais en ville, mon pote, et voir si je peux acheter une robe pour la fille noire, une poupée pour le bébé, et un jouet pour le garçon, pour qu'il puisse jouer la veille de Noël. Mais au moment de Noël, jamais la veille de Noël, si je vends le chargement de bois de chauffage, je vais fêter ça, à mes enfants et à ma femme noire. Noël et la Sainte-Sylvestre. Si je vends le chargement de bois de chauffage, je vais acheter un bandeau rouge pour que ma femme noire puisse le porter sur ses jolis cheveux ce soir à la veille de Noël. Et pour le bébé que je vais acheter, une poupée brune et une robe aux mille couleurs pour qu'elle la porte à la fête. Ce soir à la veille de Noël, si je vends le chargement de bois de chauffage, je vais acheter mon garçon aussi une paire de shorts, une paire de shorts et une chemise de charrette. Donc, il sera beau. À la fête, le soir de Noël, ils disent que là-bas, dans la ville, les riches, ils jettent leurs vieux vêtements et les pauvres, quand ils les ramassent, on dirait des vêtements neufs et que tout est joli quand tu les portes. Si je vends le chargement de bois des chauffages, je donne ma femme noire une petite boîte de perles, même si c'est une fantaisie, pour qu'il brille comme le jour, avec des lumières des mille couleurs. Ce sont mes intentions, les nuits de Noël, pour que je puisse apporter joie à mes amours. Je vends le chargement de bois de chauffage. Il est difficile de joindre les deux bouts pour acheter tous les cadeaux que je veux donner à tous les enfants pauvres. J'ai beaucoup d'argent pour acheter tous les cadeaux que je veux offrir à tous les enfants pauvres de la région, où personne ne les regarde et n'ont jamais eu de cadeaux. Je n'ai jamais eu de cadeaux ni de tissus tout neufs. Et il n'y a pas de Noël, pas de cadeaux pour ces enfants. Si oublié du monde, et j'espère que je peux trouver, j'aimerais trouver une âme qui a de l'amour et de l'affection. Cela m'aidera à faire la fête, la veille de Noël et le jour de Noël, avec un dîner décent, comme les gens de la ville et du village, de la ville et du village. Si je vends mon chargement de bois de chauffage, je vais les dépenser avec les enfants invisibles qui n'ont jamais eu de cadeaux, ni jamais eu un Noël. Grazie, Ignazio. In italiano, per i giurati di lingua italiana, se vendo il mio carico di legna da ardere, ascoltate bene, Ignazio Gutierrez Aragon della Colombia. Ascoltami, amico mio Alfonso, dove stai andando con quel carico di legna da ardere? Guarda, oggi è Natale e tutti stanno festeggiando. Vado in città, amico.
e vedere se posso comprare un vestito per la ragazza nera, una bambola per il bambino e un giocattolo per il ragazzo, in modo che possa giocare la vigilia di Natale. Ma a Natale non ha mai avuto la vigilia di Natale. Se vendo il carico di legna da ardere vado a festeggiare ai miei figli e alla mia donna nera Natale e Capodanno. Se vendo il carico di legna da ardere comprerò un cerchietto rosso in modo che la mia donna nera possa indossarlo sui suoi bei capelli. Stasera alla vigilia di Natale e per il bambino che comprerò una bambola bruna e un vestito di mille colori per lei da indossare alla festa stasera alla vigilia di Natale. Se vendo il carico di legna da ardere comprerò anche per il mio ragazzo un paio di pantaloncini e una camicia di charrette, così avrà un bell'aspetto. Alla festa, alla vigilia di Natale, si dice che lì, in città, i ricchi buttano via i loro vecchi vestiti e i poveri, quando li raccolgono, sembrano vestiti nuovi. Ah, che sei carina quando li hai addosso. Se vendo il carico di legna da ardere, io, alla mia donna nera, acquisterò una scatola di perle, anche se è di lusso, in modo che risplendano come il giorno, con luci di mille colori. Queste sono le mie intenzioni nelle notti di Natale, che io possa portare gioia ai miei amori. Vendo il carico di legna da ardere, è difficile far quadrare i conti per l'acquisto di tutti questi regali che voglio dare a tutti i bambini poveri. Ho un sacco di soldi per comprare tutti i regali che voglio fare a tutti i bambini poveri che ci sono da queste parti, dove nessuno li guarda e non hanno mai avuto un regalo. Non ho mai avuto un regalo né un panno nuovo di zecca e non c'è nessun Natale, nessun regalo per questi bambini. Così dimentico del mondo e spero di poter trovare, vorrei trovare, un'anima che abbia amore e affetto. Quello mi aiuterà a festeggiare. Vigilia di Natale e giorno di Natale, con una cena decente, come la gente del paese e delle città. Del paese e delle città. Se vendo il mio carico di legna da ardere, ho intenzione di spenderli con i bambini invisibili che non hanno mai avuto un regalo, né hanno mai avuto un Natale. Perfetto. Grazie a Ignazio. Grazie Ignazio, allora, è scesa la lacrima. Grazie. Dov'è? Una domanda. Grazie a te. Bene. Sì. So che gli ascoltatori, la trasmissione è internazionale, no? Ma siccome i poeti vengono pressati a leggere e i giurati siamo, non ci sono giudici francesi, cioè forse potremmo eliminare la parte francese. Non lo so se è possibile, perché so che c'è l'udienza anche dei tanti francesi nel mondo, quindi rappresentativa. Ah, per i nostri tempi, dico, perché moltiplicare per tre tutte le poesie viene abbastanza. Lo so, ma la trasmissione. Era un'osservazione. La trasmissione per tutti. Dopo è che la trasmissione viene seguita. Una lingua. Viene seguita da molte persone. Lo so, però noi francese. Ci andremo. No, era un'osservazione, noi ci andremo fino a luna. Lo so, tu hai ragione. Facciamo Natale. Abbiamo solo un minuto. Abbiamo un minuto. Facciamo Natale, siamo qui fino a domani mattina. Meno siamo insieme. Passeremo la notte insieme. È che questo mese. Io comunque tradotto, Ho tradotto. Grazie, Maria Elena Cano. Sì. Okay. Ok, grazie Anna. Allora, adesso lasciamo cadere la linea. Sì. Ci connetteremo sì, tra un minuto. Allora, la prossima è Gabriella. No, ok, Gabriella. Adesso tocca a lei. Ma no, dopo. L'ho appena perché? Detto. L'ho appena detto. Ah, ok, vabbè, ho capito male. Che adesso legge Maria Elena. Va bene. Poi dopo tocca a Maria Elena Cano. Come si allora. Dillo Charlie, annuncia bueno, che adesso cade. Bueno, después de tantos contratiempos técnicos, recibimos el poema de nuestra participante. Pronto, okay, pronto. Eccoci. Ok. Ok, allora abbiamo Gabriella che è riuscita, perfetto. Ci siamo. Poi Anna,
Benissimo. Gabriella, buonasera. Gabriella, io? Sì, Gabriella, tu. Ah, nuovamente me. Buonasera. L'internet. Okay. Perdón, tantos contratiempos de, con el sistema escribir el poema de nuestra participante María Elena Cano de México. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a María Elena Cano en esta primera versión del Poetry Slam. Así que adelante. Ok, aspetta. Ok, pronto? Charlie, aspettiamo gli altri giurati. Ci sono tutti? I giurati? Los jurados. Están los jurados. E sta tutti? E sta Aaron. Aaron? Aaron. Charlie. Mario, io, Charlie. Ok. Manca Angelo. Dove è andato a finire Angelo? Non l'abbiamo più. Ma Angelo non faceva parte di questa serata, però... Era entrato per i saluti, ma non faceva il giurato. Era entrato per i saluti. Allora, ok. Allora, se Maria allora, Elena è pronta... Maria Elena al mio tre, ok? Uno, due, tre, via. Vai. Tenue sombra, soledad que duele, ausencia eterna. Nunca te conocí. Te busqué entre la gente, tratando de dibujar mi rostro en esas caras desconocidas, esperando sin esperanza. ¿Qué duele más, tu ausencia o tu olvido? Sueños rotos antes de nacer, deseo que muere con el atardecer. Llegas por fin, no digas nada. Ve a morir tenue sombra que mi memoria forjó. Que te cobije tu egoísmo, que él te cierre los ojos en tu momento final. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Esto. Te la leggo en italiano. Muchísimas gracias. Sí, vai, Anna. Un attimino che apro la pagina. Giusto. Anno l'ombra. Poesia di... non l'ho copiato, eh? Allora, hanno l'ombra, la solitudine che fa male, eterna assenza. Non ti ho mai conosciuto, ti ho cercato tra la gente, cercando di disegnare la mia faccia, in quei volti sconosciuti, aspettando senza speranza. Ciò che fa più male, la tua assenza, o la tua dimenticanza? Sogni infranti prima di nascere, vorrei che muoia con il tramonto. Finalmente arrivi, non dire nulla. Vai a morire, oscura ombra, che la mia memoria ha forgiato. Lascia che il tuo egoismo ti protegga, che ti chiude gli occhi nel tuo momento finale. Grazie. Grazie. O in francese, poema di Maria Elena Cano Hernández, protégé par le droit d'auteur, avoir de l'ombre, la solitude qui fait mal, l'absence éternelle, je ne t'aime jamais, je ne t'ai jamais connu. J'étais cherché parmi le peuple, essayer de dessiner mon visage dans ce visage inconnu, attendre sans espoir. Ce qui fait le plus mal, votre absence ou ton oubli, rêve brisé avant de naître, je souhaite qu'il meure avec le coucher du soleil. Vous arrivez enfin. Tu ne dis rien, va mourir, ombre obscure, que ma mémoire a forgé. Laissez votre égoïsme vous abriter, qui ferme les yeux dans ton dernier moment. Ok, grazie Anna. Allora, grazie, intanto se i giurati votano, mentre Gabriella Giuliani si prepara.
Io intanto invio il testo di Gabriella nella chat. Ok. Prova a parlare, Gabriella, ci senti? Prova il microfono. Sì. Perfetto. Allora, intanto i giurati votano. Allora, sì. Allora, al mio tre. Hai messo il voto? Sì. Allora, al mio tre, sei pronta? Un bel respiro. Sì. Uno. Benissimo. Due. Tre. Via. Baci bollenti. Ingoio la voglia dei tuoi baci bollenti. Labbra di fuoco. Carnose e potenti. Sogno quei giorni di abbracci avvolgenti e mentre sfioravi la pelle dicevi bella che sei. Poggiavo il mio volto sul tuo petto villoso, sentivo il respiro di un cuore battente. Dolci le mani, frementi e tremanti, suonavano onde su corpi brucianti. Passione riaccende quei dolci momenti che saziano vuoti in assenza di te. In assenza di te, bellissimo. Benissimo. Senti, Aaron, tu puoi leer in español? No? Chi può leer in español este poema? Puedo leer, pero no. En la chat, está el poema. Por el español. Veronico, Marisa, no. Sì, no. Veronica? Eccolo, Aaron. Aaron? Sì. Chi? Va bene, se volete, però io non riesco a leggerlo perché non riesco a vederlo. Aspetta. È nella chat. Non riesco. Adesso se mi date gentilmente un secondo, provo a trovarlo. È nella chat di Zoom. Sì, ma non riesce a trovarlo. Non riesce a leggerlo. È troppo piccolo. Nella chat. Nella chat di Zoom. No, sotto la chat. In spagnolo no. Oddio, perché non riesco a trovarlo. Marisa, tu lo leggi nella chat? No. Non apparisse in spagnolo. Apparisse solo il titolo in spagnolo. Ah sì? Ah, un attimo. Guardiamo. Ma come è possibile? Adesso spagnolo. Un attimo. Io vedo solo il francese. Perché non prende tutto. Allora, un attimo. Sì, un attimo. Sta avviando? Avviamo. Adesso sì. Ok. Ecco. Chi legge allora? Marisa o Aaron? Marisa? Aaron. 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 Vai, Aaron. Aaron è il giudice. Io pagando la camera. Vai, Aaron. Besos calientes. Gabriela Giuliani. Me tragó el impulso de tus besos. Calor, labios de fuego carnosos y poderosos. Yo sueño con esos días de abrazos envolventes y cómo jugaste la piel que dijiste. Eres hermosa. Estaba desencansado, mi cara en tu pecho peludo. Pude escuchar el aliento de tu corazón palpitante, manos suaves, temblando y temblando. Las olas sonaban sobre cuerpos en llama, la pasión se reaviva, esos dulces momentos que extingue el vacío sin ti. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Aaron. Intanto preparati, Veronica. Allora, in francese? Volete che la leggo in francese? Sì, intanto ce l'hai? Allora. Riesci a vederla? Sì. Ok. Sì. Ho aperto tutto qui e quindi la vedo. Okay. Chaud baiser di Gabriella Giuliani, Italia. J'avale l'impulsion de tes baisers chauds, lèvres de feu, charnus et puissants. Je rêve de ces jours d'étreintes enveloppantes et comme vous avez touché la peau que vous avez dit. Tu es magnifique. Je me reposais, mon visage sur ton torse poilu.
Je pouvais entendre le souffle d'un cœur qui bat, main douce, tremblante et secousse, onde sonore sur des corps en feu. La passion est ravivée, ces deux moments, ces doux moments, qui résistent, ressassier le vide sans toi. Ok, grazie. Mi scuso dei piccoli perché vengo di leggerle così. Non Don le Pedro gritò subendo al lomo. Come? Come? Chi è che parla? Chi è che ha parlato? A Gabriella. Chi habla? Gabriella. Allora, un attimo solamente. Mentre aspettiamo la poesia... Oddio, chi è che doveva leggere? Allora, adesso? No, allora... Adesso, allora, adesso Veronica, 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 Veronica Paredes. Mentre Veronica si prepara, chiediamo a Josué Efraín Hernández di inviare il testo in la chat, perché non tenemos il tuo testo, Josué. Non abbiamo recepito il testo del tuo poema. Se tu puoi inviare a Veronica? Sì, sì, no, ma siccome sì, sì. Se... Non mi parlate di tuo. Allora, mentre aspettiamo che Veronica legga la sua poesia, invitiamo Josué Efraín Hernández a inviarci il suo testo nella chat, perché non c'è mai arrivata nella email. È successo un po' come Maria. È successo come per Maria Elena. Quindi, Josué, si può inviare, por favor, ora il testo per la traduzione? Ok? Angustia, ok. Ok. E quindi poi... poi, li leggiamo, poi Anna, ci puoi pensare tu intanto a inviare i testi per la a tradurre. E arriva nella chat volentieri. È arrivata? Sì, sì. Credo che sia arrivata. Chat. Angustia, eccolo. Okay. Sì, 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 la vedo. Ok. Okay. Allora, e intanto Veronica. Faccio le traduzioni, voi leggete. Perfetto. Facciamo allora... Veronica così si sveglia. Veronica, sei presente? Si era addormentata un pochino. Sì. Tutto bene. Benissimo. Allora, al mio tre fai un bel respiro. Uno. No. Tre. Due. Oh. Tre. Via. Ella, che te quiere come nadie te ha querido, se quedó desnuda para amarte. Perdió toda su serenidad para quedarse contigo. Ella dejó huérfano su cielo para brindarte abrigo. Ella te regaló toda su locura, abandonando en un ángulo su cordura. Ella que de ti se supo enamorar. Ella. Ahora la leo en italiano. Lei que ti ama como nessuno ti ha mai amato. È rimasta nuda per amarti. Lei ha perso tutta la sua serenità per restare con te. Lei ha reso orfano il suo paradiso per darti riparo. Lei ti ha regalato tutta la sua follia, abbandonando in un angolo la sua ragione. Lei che di te ha saputo innamorarsi. Lei. E francese non ce l'ho. Tranquilla. Allora, ce bravissimo Veronica. Grazie. un forte abbraccio desde Colombia. Felicitaciones. Grazie. Vai tu Jean, tanto che Anna. Allora, mentre Anna traduce le poesie, grazie. Io vi leggo il testo perché grazie. Abbiamo avuto 30.000 visite questo mese, negli ultimi 28 giorni, e ci sono molte persone di lingua francese che ci seguono. Ecco perché traduciamo anche in francese. Anche perché se forse non le vediamo in chat, però ci vedono anche dalla... Ci vedono. Elle, Veronica Paredes, dell'Italia. Elle, qui t'aime comme personne d'autre ne t'a jamais aimé. Elle est restée nue pour t'aimer. Elle a perdu toute sa sérénité pour rester avec toi. Elle a fait de son paradis un orphelin pour te donner un abri. Elle t'a donné toute sa folie en s'abandonnant dans un coin, sa raison. Elle qui a su tomber amoureuse de toi. Elle. Ebbene, grazie. Veronica, un applauso anche a Veronica. Abbiamo segnato il tempo, abbiamo votato.
Allora, se appunto stanno arrivando altre persone che si stanno collegando, che non hanno inviato i poemi, intanto ricordiamo di inviarli, giusto? Sì. Perfetto. Abbiamo Coao, purtroppo Coao fa parte della giuria, però si è collegato dopo, quindi non può votare perché altrimenti adesso ci Certo, non sarebbe conosce le uno, altre poesie. no, ci sarebbe uno sbilanciamento tra le poesie non votate da 5 Certo, persone e poi esatto. da 6. Allora, Ok, Aaron, hai qualcosa da dunque. dire? Aaron, tiene a hablar? No, 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 Tranquillo? mi gustaría continuare. Bene, Ok, continuiamo. allora Allora, continuiamo. Allora, abbiamo, chi abbiamo ancora? Anna, tu stai traducendo intanto, Sì, tranquillamente? Sei sto riuscita? traducendo, ho quasi Perfetto. terminato, Sì, un attimo, tranquilla, senza perché ci sono problemi. alcune parole Senza che problemi. non rimano, quindi. Certo, senza Jan, problemi. Oltre a Allora me. abbiamo gli Aleidis. Posso parlare, Jan? Come? Sì, Maria. Marisa. Francisco de Paz Rodríguez e Alcide José Chávez Liscano non hanno potuto connettersi al Ah, Zoom mannaggia. per problemi di internet. Mandano tanti saluti a tutti. Beh, Muchas muchísimas gracias, gracias, muchas gracias. amigos. La prossima volta. Un'altra Son vez. tristes perché querían estar. Ok, allora. Poi c'è Gabriela. Aspetta, Adesso abbiamo. allora intanto abbiamo No, Gabriella Efraim. Ladrona l'ha letto. Sì. Gabriella Ha Ladrona ha letto, già l'ho letto. letto. Adesso abbiamo Jaledis. Jaledis sta listo? Ci escucha? Ok, Io sì, prova il habla, microfono. habla. Mi escucha? Habla, habla. Hola, mi escucha? Sì, ti Hola. escuchamos. Sì. Buenas Ah, bueno. tardes, ya Lady Viloria. Buonasera. Internacional. Allora, Gracias. Charlie, si può presentare Jaleidis? Bueno, perfecto. Para mí es un honor presentar a Yaleiris Viloria Noriega de Colombia. Ella es docente de profesión y poeta por convicción. Sin más preámbulos, Yaleiris Viloria Noriega. Bienvenida a Poetry Slam. Deleítanos con tu poesía. Muchísimas gracias. E Jaleidis fa Buonasera. parte del Papel y la Pizza, Aaron, dell'organizzazione Papel y la Pizza. Aaron, ok? Ok, Bene, allora, al Jaleidis. mio tre. Volevo giusto dirvi Sì. che io sono pronta per la traduzione è stata effettuata. Benissimo. Quindi Poi ci sono dopo. problemi? Sì, anche perché sì, manca appunto lui, Giosuè. Ok. Allora, Jaledis al mio tre. Sei pronta? Uno, dos, Un, dos, tres, tres, via. via. Con el tiempo. Beso con sabor a mí. Déjame atisbarte en el sosiego de un beso. Beso taciturno con sabor a mí, a simplicidad, a soledad, a innegable mujer. Un beso a tientas, un beso con eco del Olimpo, ensimismado de mi ser. Un no sé. Un dulce néctar que roza la piel de pétalos semidespoblados, una flor a usanza, un beso, una caricia desprevenida, un amor ausente, una pasión fugaz. Muchas Gracias. gracias. Allora, abbiamo Allora, la Matteo. traduzione di Jaledis. Allora, il Jaledis, numero che numero è la 19, poesia? 19. 19. 19. Vado a vedere subito perché ho Sì, terminato di fare tranquilla. l'altra. Eccoli Sono qua. al 18, scorre, ecco, beso con sabor a me. Allora, bacio con un assaggio di me. Un attimo, solo. Ecco, allora, bacio. Con un assaggio di me, di Yaledis Viloria Noriega, Colombia. Lascia che ti intraveda nella calma di un bacio, bacio taciturno con un assaggio di me, alla semplicità, alla solitudine, alla donna innegabile. Un bacio parteggiante,
un bacio che risuona nell'Olimpo del mio essere, non lo so, un dolce nettare che sfiora la pelle dei petali semi spopolati. Un vino che scorre, un fiore nello stile di un fiore, un bacio, una carezza ignara, un amore assente, una passione fugace. In francese, grazie Anna. Un baiser au bout de moi, Yaledis Viloria Noriega Colombie. Laisse-moi t'apercevoir dans la calme d'un baiser, baiser taciturne, au bout de moi, à la simplicité, à la solitude, à la femme indéniable, un baiser à sa tombe. Un baiser qui ressonne dans l'Olympe de mon être. Je ne sais pas, un doux nectar qui effleure la peau des pétales à demi dépeuplés. Une fleur dans le style d'une fleur. Un baiser, une caresse inconsciente. Un amour absent. Une passion fugace. Grazie, grazie Anna. Bene. Grazie Anna. Prego. Okay, tenemos, grazie mille Ana per questo eccellente tema di nostra compagnera e amica Yaledis Viloria Noriega de Colombia. Grazie. E tenemos ora il gran poeta Josué Efraín Hernández. ¿De dónde? Non so se punto. ¿Dónde estás, Josué? En México. 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 Hola. Hernández Roldán, a esta primera edición de Poetry Slam Internacional. ¿Cómo se llama? Léitanos con su poesía titulada Angustia. Sí, gracias. Angustia. Por Josué Efraín Hernández Roldán. Derechos reservados de autor. No, está leyendo. Espera. Se siente un frío en mi alma. No encuentro placer en las cosas paganas que vivo y llevo con el paso del tiempo, que lentamente transcurre sin freno. Es inquebrantable y latente el dolor que siento constantemente con esta angustia que hay en mi existir. ¿He terminado? Gracias. Okay. Grazie. Grazie a ustedes. Grande. Il numero non è che arriva da adesso. Che numero è? La poesia. Non c'è il numero. Il poema. Angustia. Sì, ma la... Chi ce l'ha la traduzione? Chi tiene il testo? Io. Okay. Allora, io. Anna. Angoscia. Il nome non c'è perché io sulla il nome scusa Hernández. Josué Efraín Hernández. Bravo Hernández. Grazie. In italiano angoscia. Si sente freddo nella mia anima. Non riesco a trovare piacere nelle cose pagane che vivo e ho con il passare del tempo che lentamente scorre senza freni. Il dolore è indistruttibile e che provo costantemente con questa angoscia. Cosa c'è nella mia esistenza? Scusate perché io li traduco e faccio in fretta, quindi... Sì, tranquilla Anna. E mi dovete anche capire nella difficoltà. Perché non sono mie, quindi non le conosco. Allora, in francese, angoisse. Il fait froid dans mon âme. Je ne trouve pas de plaisir dans les choses païennes que je vis. Et j'ai avec le temps qui passe lentement, sans fin. La douleur est incassable et lente et latente. Que je ressens constamment avec ça, angoisse, ce qui est dans mon existence.
Ok, grazie Anna. Grazie, Cosué, Cosué, grande, grazie. Grazie, Cosué. Allora. Por esta edición terminato. È terminato, non abbiamo altri poeti perché gli altri della lista manca Norberto Caruso, noi sta Danilo Gonzalez, Alejandro Meja, Mesa Herrera, Alcide Chavez, Rita Bonetti, Francisco De Paz Rodriguez, Laura Margherita Volante, Davido Crimi, Osvaldo Crotti, Luciana Argentino, Sergio Herrera. Mancano. Quindi o c'è qualcuno che si è collegato? No, probabilmente manca qualcuno. È stato anche il discorso del mancano i migliori. Non capisco, Mario? Non ho capisco. È il discorso perché si scrivono questo e poi non partecipano. Perché è un problema di connessione eventualmente. Ah, forse o che non hanno trovato il link giusto, Possono pure farla per telefono. No, molti non pudieron conectarse por problemas de internet, Mario. Okay. Stanno dall'altra parte del mondo. Sì, però il telefono WhatsApp funziona da tutte le parti. Io sono d'accordo, ma le cose ovvie a volte non sono semplici. Adesso scusa, non per qualche per fare polemica. Non lo sapevo che con Luciana Argentino, una delle migliori poetesse italiane, e tanti altri nomi pure stranieri che ho scritto già. Mi dispiace molto, capito? Ho capito. Ci sarà la prossima volta. Io non posso fare niente. Il Dio supremo è Aaron, non sono io. È Aaron, il Dio supremo. Questa edizione. Mi costringono a dire una poesia e una Anna poi. No, adesso, allora il tempo. No. Allora facciamo così, Aaron, Charlie, la giuria, i giurati. Allora, per le votazioni, prendiamoci il tempo di pensare bene. E domani, mañana. Ah, domani? Sì. Possiamo comunicare mañana le votazioni tranquillamente. Sì. Ok? E quindi bene, domani comunicheremo a todos. Sì. Comunicheremo a todos. Scusa, Jen. Sì. Posso dirlo in spagnolo perché qualche persona non parla in italiano? Sì. Vanno a tomarsi un tempo per deliberare. Guardarsi una deliberazione bien hecha, la profondità, e mañana nos van a dar los resultados. Perfecto. Entonces, no nos preocupemos, mañana se comunica con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Escuchad cuando uno habla, no escuchas nada. E allora, Aaron, lasciamo la parola. Io chiedevo. Sì? Che c'è? No, io tengo una inquietud, si inscribieron 20 y participaron 2. No estaban en la lista, Entonces, yo quiero decir esto para que, ahí me ayudan con la traducción. Quiero dejar algo claro. La evaluación que se hizo previamente es sobre el texto, ¿no? Sobre el texto que se presentó. Sí. Los 20 que se presentaron, se les dio una ponderación y yo, en mi caso, tengo ya unas preferencias de los poemas. Dicho esto, ¿por qué? Porque no se presentaron la mayoría. Entonces, para el jurado, ayúdame ya con la traducción. Sí, sí, es que purtroppo la dificultad oggettiva es que non essendoci una parte dei presenti che sicuramente non hanno ricevuto il link giusto per connettersi e quindi è un po' difficile. Va bene, per questa prima edizione stiamo imparando. La prossima edizione, la prossima sezione di Poetisdram includeremo tutti i nominativi nella pagina di musica, prosa e poesia e anche nel gruppo estroverso, così che possano avere tutti i link e tutto il materiale
per decidere. Sì. Ora sono rimasti pochi minuti, io lascio la parola a tutti voi per i saluti. Domani i giurati si sentono, ok Gabriela se vuoi tradurre, i giurati domani si sentiranno e decideranno, vedranno un po' questi voti. Considerate che tutti i partecipanti riceveranno un diploma e il vincitore, tra virgolette, perché qui tutti abbiamo vinto questa sera. Bellissime poesie innanzitutto. Bellissimo. Veramente. Tutti. Belle, toccanti. Josué, Ignazio, Sandra, Gabriela, tutti, Gabriella, eccetera. E quindi, insomma, è stata un'esperienza bella. Magnifica. Aaron, cosa ne pensi? Bellissima esperienza. Simplemente darle las gracias. Que muchas gracias, el jurado va a deliberar, mañana se pondrán en contacto con nosotros, todos los participantes van a recibir su diploma, nada más que el ganador va a recibir un diploma especial, ganador entre comillas, porque todos sí. Hemos ganado al estar en esta tarde aquí y al compartir nuestra poesía y al escucharnos. Sí, muchas gracias, Gabriela. Yo quería decir algo al respecto, es que incluso los que no participaron acá por problemas de conexión también fueron ponderados porque son unos textos hermosísimos. Quiero desde lo más profundo de mi corazón felicitarlos y felicitarlas por esa entrega, esa dedicación, y no importa cuál sea digamos el número uno o el primero, todos, absolutamente todos son ganadores, y para nosotros, especialmente para mí, me llenó de orgullo y de emoción poder participar en este encuentro. Mañana, con todo gusto, tengan la absoluta seguridad que le vamos a entregar un resultado mucho a todos ustedes, y quiero agradecer infinitamente la oportunidad que me dieron de leer sus exquisitos textos, la verdad. Muy emocionado. Muchas gracias, Jan, Luana y compañeros. Un abrazo a todos y muchas gracias. Charlie. Gracias. Charlie, poi Mario, Anna, muchísimo. Y giurati, facciamo parlare. Charlie. Director, por acompañarnos en este maravilloso proyecto. Yo también, Cimientos, por invitarme a vivir esta maravillosa experiencia de la primera edición de Poetry Slam Internacional, rodeado de amigos, compañeros, personas que apreciamos muchísimo, y nos unimos a causa de la proyección de nuestra poesía de una forma maratón. Bellísimo. Muchas gracias, Charlie. Anna. La parola Anna. Io volevo innanzitutto congratularmi con tutti i partecipanti per aver preso posto con noi stasera in questa stanza, e ho molto apprezzato le vostre poesie, e peccato giustamente perché ce ne sono altre anche che non abbiamo avuto l'opportunità di poter ascoltare. E dicevo, è molto difficile scegliere, dare un voto, i voti si tengono vicini, quindi sarà molto una battaglia tra uno e l'altro, perché siete tutti bravi, cosa vogliamo di più? Adesso lascio la parola agli altri perché abbiamo solo 5 minuti. Saluti 5 veloci. Minuti e 56 secondi. Mario. Saluti veloci. Mario, un saluto veloce. Un in bocca al lupo a tutti. Mario. Saluto tutti i partecipanti e grazie per questa esperienza che col computer, per fedeltà, dal vivo ho fatto tante volte, ma col computer mai. E quindi io per domani, il 24 di giugno, caro gente, invierò le mie votazioni. E voterò anche quelli che non hanno partecipato, o non li devo votare? No, questo non lo si può tenere conto. No, quelli no. Parteciperanno alla prossima. Certo. Alla prossima, va bene, sì. Allora, solo quelli che hanno partecipato. Allora, okay. Per domani mattina te li mando su Messenger
così. Va bene. Okay. Insomma, voi decidete tra di voi. Comunque ringrazio tutti quanti perché siete tanto cari, perché la poesia è sempre una cosa bella che nasce da dentro, ma soprattutto alcune poesie mi hanno colpito e vorrei dire proprio... No, non vorrei influenzare nessuno, però... Nessuno, esatto. No, non dire nulla. No, 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 dico, te le scrivo i miei saluti particolari da dare. Ok, okay, diamo... Mi dai tu per scritto. Bene. Facciamo vai, salutare... Grazie a tutti. Grazie Mario. Allora, facciamo far salutare... Gabriella. Qui. Gabriella. Ciao, ciao Gian, ciao Luana. Grazie mille per l'invito, mi è piaciuto molto il venire. L'evento sería. Muchas gracias por la invitación y disfruté mucho de este evento. Okay, un abrazo desde Argentina. Okay. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gabriella italiana. Gabriella italiana. Yaleidis. Ciao Yaleidis, gracias. Muchas gracias. Gracias. María Elena. Maria Elena, un piacere. Se non ci vediamo, un buon Natale a tutti. Buon Natale, certo. Feliz Navidad. Salute. Feliz Navidad. Salute. Feliz Navidad. Un fuerte abrazo desde México. Cosué, un abbraccio grande, Cosué. Lasciate la parola a Maria Elena. Ignazio, buonasera. Grazie. Finalmente lo vediamo. Lui è stato nascosto, io lo vedo adesso. Sì. Perché ho letto. Ignazio, buona tarde, buona. Muchas gracias, Ignazio. Feliz Navidad. Maria Elena. Osue. Un abbraccio grande, allora. Grazie. Aaron, Charlie, feliz Mario. Feliz Navidad a todos. Gracias. E Joao, Navidad a todos, un excelente Gracias. Il 22, abrazo desde Colombia para todos. Ok. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie, bravo. Un abbraccio grande, ciao. A mañana. Ciao. Buon Natale. Buon Natale. Happy Christmas. Buon Natale. Grazie. In questa prima versione. Ora. Aspetta, due minuti. Che vengan molti eventi nel prossimo 2022. Uscendi dalle stelle. Ore del cielo. E vieni. La cucaraccia. Okay. No. Buenas noches, buenas tardes, buena vida, buena Navidad e alla prossima. E ciao a tutti. Vi ricordo, iscrivetevi al canale. Buonanotte. Alla scena. Inscríbanse al canal, una web en Facebook y en YouTube para que sigan disfrutando. Alors, yo miro... Le ofrecemos un fuerte abrazo para todos y feliz 2022. Hey, felicidades a todos. La prossima puntata quando è? Felicidades a todos. Que tengan una feliz Navidad. Alla prossima puntata, prossimo giovedì. Buonanotte a tutti.